Inside Out 2 è uscito ormai da più di una settimana. Sul mio canale trovate già la recensione senza spoiler e anche un video che tra l'altro sta andando benissimo e per questo vi ringrazio sulla possibilità dell'uscita di Inside Out 3 fra qualche anno. Ma grande richiesta, ecco un altro video su questo film. Questa tipologia di video non la porto spesso sul canale, ma l'ho fatto anche per l'ultimo film Pixar uscito, ovvero Elemental, l'anno scorso. Vi invito quindi ad andare a vedere quel video, come anche gli altri video di cui vi ho parlato prima. In pochissimo tempo possiamo considerare Inside Out 2 un grandissimo successo. Fin dal primo weekend d'apertura ha battuto diversi record, e al momento della registrazione il film conta più di 850 milioni di dollari guadagnati al box office. Il miliardo è sempre più vicino e soprattutto sempre più sicuro. Questo, assieme al film di Super Mario Bros., potrebbe diventare, anzi, è già quasi diventato, uno dei più grandi successi degli ultimi anni. Tuttavia, i Minions con cattivissimo Me 4 sono alle porte, e sembrano essere intenzionati a portarsi dietro tanti tanti soldi. Il film arriverà a luglio, in America e in altri paesi, mentre in Italia ad agosto. Però questo potrebbe sfortunatamente rallentare un po' Inside Out 2, che comunque ha già guadagnato tantissimo. In ogni caso, in questo video non siamo qui per parlare delle finanze di Disney e di Pixar, ma come da titolo vedremo 15 cose che non hai notato in Inside Out 2. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un like per supportare il mio lavoro qui su questo canale, ad iscrivervi per non perdere i prossimi video, attivando anche la campanella così vi arriverà direttamente la notifica ad ogni uscita. Vi invito anche a seguirmi su tutti gli altri social, c'è Instagram, c'è TikTok, c'è Letterboxd per le mini recensioni di film e miniserie, tutto in descrizione, ma c'è anche il link di Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design per magliette, calze, poster, zaini, tazze, chi più ne ha più ne metta, c'è davvero tantissima roba e tutta scontata per l'estate. Inoltre, se al momento del pagamento inserirete il codice ILPENSIERO4, avrete un paio di calze gratis a scelta, voi quindi scegliete le calze che vi piacciono di più e questo sarà un regalo del sito e del mio codice. Inoltre, acquistando qualsiasi cosa con il codice ILPENSIERO4, supporterete il mio lavoro. E per questo naturalmente vi ringrazio. Ma adesso andiamo avanti con il video. 15 cose che non hai notato in Inside Out 2. La canzone che si sente di sottofondo alla partita di Oki nei primi minuti del film non è altro che una cover rock della famosa track della colonna sonora scritta da Michael Giacchino. Quella che riconoscono tutti dalle prime note perché Giacchino non sa fare altro che comporre perfezione ad ogni film. Per dirvi, è anche lui quello di Ratatouille, di Up, ma anche di The Batman. Assolutamente uno dei migliori compositori in circolazione, nonché uno dei miei preferiti. Il numero stampato sul retro della divisa di Riley è il 28, non a caso, perché Inside Out 2 è il 28esimo film della Pixar. Prima quel numero era naturalmente il 29, dato che c'è stato uno scambio tra Inside Out 2 ed Elio. Quest'ultimo infatti doveva arrivare a marzo 2024 e adesso invece si trova il prossimo anno, 2025. La t-shirt che Riley non riesce più ad indossare a causa della crescita è la stessa che indossa nel primo film, e non a caso i colori dell'arcobaleno rappresentati sono quelli delle emozioni, con anche l'arancione. Stessa cosa che si presentava anche nella spilla a forma di fiore che indossa Bing Bong. È probabile che, quantomeno ansia, fosse già prevista dal primissimo film. In una scena in cui abbiamo uno dei pochissimi sguardi alla cameretta di Riley in questo film, possiamo notare che sul muro, accanto al letto, è attaccato un piccolo poster dei Four Town, ovvero la boy band presente anche nel film Red. Questi, beh, sono i dettagli che fanno impazzire i fan della Pixar Theory, che rivela che tutti i film Pixar siano ambientati nello stesso universo. E sì, anche Inside Out 2, l'ultimo uscito, secondo questa teoria, fa parte di questa grande macro-trama, linea temporale. E anzi, secondo questa teoria dovrebbe essere un film veramente tanto importante per quella storia, perché porterebbe a film come Onward, ma in generale porterebbe alla magia nell'universo. Ma questo non è il video adatto per parlarne. Nella scena in cui vediamo le emozioni principali dormire, possiamo notare sul comodino accanto al letto di Gioia che è presente un modellino molto strano del furgoncino del Pizza Planet. Questo è uno di quegli easter egg Pixar che ritornano in ogni film. Se siete fan Pixar fino a questo livello conoscerete sicuramente il Pizza Planet, ma anche i prossimi di cui parleremo. Sempre in questa scena, accanto al letto di Gioia, c'è un origami, raffigurante Bing Bong. Sembra anche un riferimento velato alla scena del primo film. Riley si sarà anche scordata di lui, ma non Gioia. Anche se questo significa che neanche Riley l'ha dimenticato completamente, perché Gioia è Riley. Quando le 5 emozioni principali vengono represse, tenute all'interno del barattolo di vetro e portate nel luogo dei segreti più oscuri,
possiamo notare che sopra il cavò in cui verranno intrappolati e in cui si svolgerà una delle migliori sequenze del film, possiamo notare scritte le lettere A, C, X e 3I. In numeri romani questo è A113. Già, quella famosa aula A113. Forse a sto giro questo easter egg non è geniale tanto quanto in Elemental, però a un primo sguardo è comunque difficile da trovare. Questo, assieme al furgoncino del Pizza Planet, è un altro easter egg presente in ogni film Pixar, fin dai tempi del primo Toy Story. All'interno del cavò le emozioni ritrovano dei personaggi alquanto interessanti che rappresentano dei segreti di Riley. Lance slash Blade, ovvero un personaggio dei videogiochi molto stile Final Fantasy, praticamente un personaggio un po' buggato di un gioco per PS2. Inoltre Lance ha una mazza da hockey intrappolata nella spada. Un altro personaggio all'interno del cavò, oltre al segreto più oscuro, che nonostante sia stato rivelato nella post-credit, ha aperto ai fan varie interpretazioni con varie teorie, ecco, oltre a lui abbiamo Bluffy, che è un palese riferimento a Dora l'esploratrice per la rottura della quarta parete, e quella scena è veramente divertentissima, ma non solo, anche il marsupio fa un po' il verso allo zainetto di Dora. Per il nome prende anche qualcosa dal personaggio Bluey, ma tornando al marsupio, diverse scene ci fanno più che pensare che sia un riferimento apertissimo a Toodles dalla casa di Topolino. Quando le emozioni riescono a scappare e ci sono le guardie che cercano in qualche modo di fermarli, ma Lance salva tutto con la sua super mossa di appallottolamento, in uno dei cappelli delle guardie è presente un nastro con scritto «Il mio cappello». E questo è un riferimento ad una scena del primo film in cui entrambe le guardie, infatti, per riconoscere il proprio cappello, avevano scritto all'interno «Il mio cappello». A quanto pare una prorogativa di queste guardie all'interno della testa di Riley. Durante la sequenza del sarcasmo, veramente geniale quel momento, quando Tristezza viene riportata su nel quartier generale con il carico di ricordi, in uno di questi possiamo notare uno degli easter egg che ritornano in ogni film Pixar, ovvero il riferimento al film successivo. Il prossimo, comunque, a causa di cambiamenti, sarà Elio, che aveva già avuto il suo riferimento in Elemental perché era quello il precedente. Dopo di questo andate a vedere il video su Elemental per vedere tutti gli easter egg. Comunque, ripeto, qui, in questa scena, in uno dei ricordi di Riley, è presente appunto un riferimento ad Elio. Eccolo qui. Vediamo il bambino che viene portato via dall'astronave aliena. Sempre nella sequenza del sarcasmo è presente un altro easter egg che ritorna in tutti i film. Infatti in originale questo dipendente, questo operaio nella testa di Riley è doppiato dall'attore John Ratzenberg. Ed è appunto un easter egg che ritorna sempre nei film Pixar perché John Ratzenberg è davvero ovunque in Pixar. Che il suo personaggio sia secondario o persino terziario se non di più, come in questo caso. In italiano questa cosa non veniva assolutamente persa, perché infatti tutti i personaggi che doppiava John Ratzenberg in originale, in Italia erano doppiati da Renato Cecchetto, doppiatore anche di Shrek, che sfortunatamente qualche tempo fa ci ha lasciato, rendendoci diversi anche gli stessi film Pixar. Ogni volta che vedrò questa scena in Inside Out 2, cercherò di sentire quella voce inconfondibile. In qualche scena successiva, quando scopriamo che Riley nella sua testa ha il Monte Crashmore, ragazzi, questo film ha veramente delle idee geniali, oltre alla testa di Lance possiamo vedere tutta a sinistra quella di Jordan, il ragazzo del primo film, ma anche del corto Il primo appuntamento di Riley. Ultimo easter egg di questo video ed è anche uno degli easter egg che ritornano spesso all'interno dei film Pixar, nella scena della parata delle future carriere, sullo sfondo è presente la famosa palla ormai iconica in Pixar. All'interno del film dovrebbe essere presente anche Luxo, ma invito voi a farmi sapere con un commento qui sotto dove si trova la lampada acerrima nemica della I, perché il video di oggi finisce qui. Oltre alla lampada Luxo fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Inside Out 2. Sono curioso di sapere la vostra riguardo questo film, se volete sapere cosa ne penso io, la mia recensione sempre senza spoiler dettagliata è sul canale. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter, Letterboxd, e c'è anche il link diretto a Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate tantissimi design, tra t-shirt appunto, calze, poster, zaini, chi più ne ha più ne metta c'è davvero tantissima roba, e con il codice ilpensiero4 avrete un paio di calzi gratis a scelta. E ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!